Signori miei, voi non avete idea di quanto stessimo aspettando questo gioco, ovvero 51 Worldwide Games, 51 Worldwide Games. Perché lo stavamo aspettando? Perché noi abbiamo apprezzato tantissimo 42 Classici Senza Tempo quando uscì su DS, ci siamo divertiti tantissimo, una raccolta di tantissimi giochi in uno, sì. E qui infatti abbiamo 51 giochi da fare insieme. Esatto, però su Switch, che è il gioco che è uscito adesso per Switch. Vabbè ragazzi, ci sono talmente tanti giochi, adesso scopriremo. Ma io direi di fare le freccette intanto. Freccette, dai, ok. Freccette. Allora, si può giocare sia con i comandi touch, ma in quel modo non avremmo potuto acquisire lo schermo, oppure con i Joy-Con. Okay. No, non stiamo usando i laccetti, siamo un po' trascri. Sì, esatto. Okay. Devi togliere più punti possibili fino ad arrivare a zero, capito? Se poi sballi. 5 fa schifo. Hai fatto 17, 19, 5, 17, 19 non era neanche male. Scarso. Vabbè, no, 17x3 non è scarso. Ah, 17x3, ok, ragazzi, si vede che non sono esperta di questo tipo di gioco, vai. 1x3? Sì, infatti. Ragazzi, centro pieno. Hai fatto bull. Bravissimo. Double bull. Vabbè, scusa, quando l'ho fatto. No, come double? Era centro. Pure io ho fatto prima. Centro pieno si chiama double bull, però in realtà è bull. Non hai festeggiato così tanto quando l'ho fatto io. 18, e va quindi bene. 69. 69, vai. Secondo me è così. 1. E adesso devo fare 4x2. Ok, quello là. Bravissima. Adesso me lo dà valido, ok. Vittoria per Midna e per G2 che sarei io, peccato. Poi c'è anche tennis da tavolo, calcio da tavolo. Dai. Proviamo? Comunque c'è anche baseball, ok, pista elettrica, pesca, carro versus carro, tiro al bersaglio. Ma non pensavo ci fossero tutti questi giochi, pensavo ci fossero più giochi di carte, effettivamente ce ne sono tanti. Ma c'è anche il famoso solitario, ragazzi. Che si basasse soprattutto su questo. Facciamo calcio da tavolo, dai. Che è quello che abbiamo visto nel vlog che abbiamo fatto in Giappone, anche questo. Sì. Allora ragazzi, prima ho giocato pure io, guardate il calcetto giapponese, il biliardino giapponese, non si capisce un cazzo. Io sono G2, dove sono io? Tu sei quello a destra. Ok, il tiro è il X. Ah ok, praticamente la direzione, sì. No, sono due. Ah, gol. Ah, mi sono scordata che sono anche sì, c'è la direzione avanti, cioè a destra e a sinistra. In realtà così sembra avere più senso rispetto a quando l'abbiamo giocato in sala giochi. Sì, ma in sala giochi era veramente impossibile da giocare perché... Oh! Oh mio Dio, ragazzi, se non state capendo niente. Oh! Devi anche controllare il portiere. Ho capito. Dai. Madonna. Io sono i fucsi, lei è gli azzurri. Cazzo. Gol! No. Ragazzi, sotto l'ombrellone sti giochi sono perfetti. Sì. Comunque questo è un po' più casuale già delle freccette, no? È un po' più... Sì, vabbè, questo meno, è più aleatorio, se vogliamo. No, autogol! Senza appello per Midna, proprio lui. Ma come va a segnare pure l'ultimo, va a segnare pure l'ultimo, ma attenzione! No, scusate, dopo per scontato che fosse finito, che recupero? Attenzione, l'ottavo, nel minuto di recupero, zona Cesarini, che doveva essere... Forse di recupero proprio per Midna, invece la prende in saccoccia, ma attenzione, può essere il gol della bandiera. E il gol della bandiera per Midna, in realtà ne hai fatti 5 della bandiera, 5 gol. Ragazzi, è per avere un po' più di dignità. Sì, la dignità è salva, attenzione. Non troppo perché vado a fare... No, vado l'ultimo fare secondo, nome, ragazzi, non l'accetto proprio. Vado a fare il nome, è stata una partita molto emozionante, diciamo che segnano tutti più o meno di tacco. Perché è così tempo funziona. Scaduto. Tempo scaduto, va a vincere il G2, vittoria, peccato. Vabbè, allora, visto che la prima l'ho vinta io, la seconda l'hai vinta tu, dobbiamo trovare un gioco in cui... si faccia la bella. In cui possa vincere tu, no? Ok, da tavolo! No, la pista elettrica. No, che da tavolo. È pesca. Dai, ok, da tavolo. Allora, questo secondo me ha molto più senso giocandolo touch. C'è presente Pong. No, ma che cacchio fa? Pong, praticamente. Allora, c'è anche lo scatto del tiro, scusa un attimo, così. Sì. Con la X. Vai. Ragazzi, questo in touch sarebbe perfetto. Così. Io poi nella realtà su questo do una forza fortissima. In primo una forza che spacco le mani al giocatore. Oppure mi spacco da solo quello che mi devo spaccare. No! Madonna, diretto, tac. Vabbè, ragazzi. Eri in vantaggio? Ero in vantaggio. E mi vai a perdere così? Ah, qua ho sbagliato. Voglio fare le macchinine. Ok, adesso scegli. Va bene. Ma bellissimo, quindi lo usi come telecomando quello della Jignic, cos'era? Della Playmobil? Ma mi ricordo. No, della Playmobil. Cos'era? La Polysteel, della Polysteel. Tu qual è l'abilità? E niente, che devi ponderare la forza. Ah, ok, quindi non dovete controllare la direzione. No, non si controlla la direzione, è sui binari. Ok, quindi però dovete stare attenti a non dare troppa accelerazione. Quindi però tu sei a due, attenzione. La pressione del tasto. E vado a vincere, ecco il vincitore.
Ok. Grande. Mi ricordo che ce l'avevo da piccolo, era della Polistil, mi pare. Poi a un certo punto aveva puzza di bruciata, era cancerogeno, ma vuoi mettere? Box da tavolo, signore, box da tavolo, bellissimo. Ragazzi, quanto mi piace sto gioco. No, ragazzi, allora. Questo ce l'aveva Armando, mi pare, da piccolo, e ci si giocava. Avanti. Però poi l'ho distrutto. Ok, è un po' come il gioco dei pollici. Esatto, sì. Vai. Ah, bastardo. Vai. Ho sbagliato, hai fatto lo screen. Ok, adesso ce la stiamo suonando, c'è tanta ragione. No, è che arriva. No, dai, sta recuperando. E quanto stiamo? Siamo proprio al 100, no, forse hai vinto tu, sì, vinto. Perché mi hai spostato di più. Ah, non c'erano i punteggi, no. Era chi si avvicinava di più, cioè chi allontanava di più il nemico. Ragazzi, ma bellissimo. E ancora non abbiamo provato niente, abbiamo provato 4 giochi e comunque 5 giochi. E comunque ho vinto 4-1 per adesso. Esatto, facciamo una pesca, dai. Ok, allora vediamo. Mirare. Mirare, sì. Fai lanci. Sì. Scuotere leggermente. Lanciata, secondo me è andata malissimo. Ma è tipo Animal Crossing. Sì, però l'ho lanciata io del tipo che... Ah no, l'ho ritirata. L'ho preso. Ho preso un persico troppo. Come hai fatto? Un po' così a caso. Ma una volta che... Come si fa a catturarlo? Poi una volta... Ah! Vai, gira, gira. Ok, ho preso la scarpa. Stivale, signori. No. E io aspetta perché c'è qualcosa. Ho preso un pesce rosso, una carpa. No, carpa buona. Dai, vabbè. Questo qui ho preso 927 grammi, signori, mi pare che... Qui c'è un pesce gigantesco, dai. La supremazia del raider nazionale. Ok, forse la pesca non è fatta proprio benissimo, se dobbiamo essere onesti. Diciamo, no? Vabbè, non è male. Ok, sì, non è malaccio. Cosa ho preso? Ci sono giochi. L'anguilla. L'anguilla 1680. 1,6 kg, attenzione. Non posso arrivare dove c'è il tuo. Che ho preso? Ho capito, ma c'è... Io stavo pescando. Solo 30 secondi. Ho preso un persico trota. Di nuovo. Hai. Tempo scaduto, vediamo che vediamo ha vinto. Chi ha vinto. Dovrei aver vinto io. Vediamo, io ho fatto in totale. Attenzione! Ma che cacchio? Ragazzi, ho dominato perché il pesce gatto è 3 kg. Ma tu ne hai presi? Io ne hai presi uno in meno, però pesantissimi. Io ho preso uno stivale, tu pure lo stivale. Ah, ok, va bene, ragazzi, è andata così. Beh, ti sei rifatta quindi nella pesca. Esatto, ti sei allenata con Animal Crossing, di la verità. Comunque, sì. Ragazzi, veramente, ragazzi, bellissimo. Un ottimo modo, secondo me, per giocare sotto l'ombrellone in estate con gli amici, i parenti. Oh, questo video non è che sia in collaborazione. No, l'abbiamo comprato noi. Eravamo entusiasti. No, 39,99€ comprato in digitale. Tra l'altro, eravamo proprio entusiasti dell'idea di poter rimettere le mani su un multigame, come effettivamente era all'epoca di 42 classici senza tempo. Però quello lì... 42 classi, c'erano soprattutto giochi di carte. Sì, qui ci sono tanti giochi di carte, anche sì. Dama, Forza sì, 4, sì, sì. I classici giochi da fare in multiplayer. Però c'è anche qualche kick in più c'è l'online. La possibilità di giocare col touchscreen oppure con i Joy-Con, insomma. Ragazzi, se ce l'avete, ci vediamo su Twitch, insomma, per giocarlo insieme. Comunque, molto probabilmente stasera ci trovate su Twitch alle 21:30. Sì, non per forza caso. Con questo, ma insomma, ci saremo. Ragazzi, grazie mille. Vi ringraziamo, alla prossima. Ciao.